Allora, sono felicissimo di come ha corso il Lotto dei Venti perché è sempre stato il mio pupillo, l'ho scritto e l'ho detto miliardi di volte. Vedo su Genia, Rivé Provisoire sarebbe prima une sérénade e non un Lotto dei Venti. Speriamo che sia sbagliato perché lì hai fatto bene te a dire aspettiamo a dire qualsiasi cosa perché qui sembra. Vabbè, 1, 10 e 6 è tanta roba. Partono, vado in cronaca, Rolando. Il premio Avio M è una prova per anziani, Urbino De Greppi e Thundermail non corrono, in Salchi i Gentlemen, la macchina che stacca. Lungo la corda Shelford Run si difende mentre sbaglia Udayana Tore, ripiega Tarasco in seconda posizione, cavalli che stanno percorrendo la prima curva con in vantaggio Shelford Run, poi Tarasco in seconda posizione a precedere Upper Dream, Uva di Casei, Tina Mail che risale all'esterno ancora, Uncle Madiba, J-Bay e poi Upupa Alka. Passaggio ai primi 600 metri in 44,4 per la battistrada. Per il battistrada, scusate, Shelford Run. Sulle sue tracce Tarasco con all'esterno Tina Mail. Il passaggio ai primi 800 metri in 1 minuto e 6 decimi sulla retta opposta alle tribune. Shelford al comando, aggredito da Tarasco e Tina Mail. Poi Uva di Casei. Shelford ha già dato tutto, mentre Tina Mail insiste in terza ruota. Si profila in vantaggio in prossimità dell'ingresso della curva conclusiva. Tina Mail su Tarasco, poi Uva di Casei. 400 alla conclusione, 1:31 per i 1200. Ha fatta tutta d'un fiato Tina Mail. Ci sono ancora 300 metri prima del palo. Tina in vantaggio, Tarasco di rincalzo, poi Uva di Casei. Gli altri più indietro, ora capeggiati da Uncle Madiba J-Bay. Tina in vantaggio, Tarasco che prova l'aggancio, poi Uva di Casei. Tina al comando, Tara che insiste all'esterno, Tina Mail che si difende. Tina Mail, la piccolina che riesce a arrivare in fondo al primo posto davanti a Tarasco e Uva di Casei, come si dice a Firenze, è piccola ma c'è tutta questa Tina Mail che copre i 1600 metri in 2 minuti e 9 decimi, 15 e 2 potrebbe essere la media considerando il parzialino. In salchi a Tina Mail, Sandro Muscolini, training di Roberto Muscolini, colori della scuderia Impresa Ippica. 3,37 la quota al totalizzatore.